Sera. Buongiorno. Quanta voglia abbiamo di andare in giro stamattina? Sono le 8.44 e c'è un freddo becco. Sabato di zona arancione dopo una vita e siamo andati a fare un giretto a sgranchire le gambe sui monti di casa, toccare un po' di neve con Ste, sempre presente. Ah sì, uomo di casa è lui in realtà, io latito un po' da queste parti. Comunque l'idea oggi è di farci un po' di dislivello per rimettere un po' di benzina nelle gambe dopo l'inverno, fermi praticamente. Vediamo cosa riusciamo a fare su e giù dietro i monti di casa, anche perché più lontano non si può andare, quindi per forza di cose tocca restare qua. Primo giro fatto, sono 600 metri? Sì, 600 circa. Un buon 600, per l'obiettivo ne mancano 1400. Mi sa che tocca camminare anche tutto il pomeriggio qua. Qua un po' di trail running a scendere, anche perché lo Ste mi ha abbandonato. Andare a riprenderlo. Andiamo, dobbiamo andare a gamba all'aria qua, che non è simpatico. Giù. Aiuto, 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 aiuto. Qua mi schianto. Ah. Bella sta a fare in bici quel sentiero qua. Sembra incredibile che sia dietro casa e io non sia mai venuto su a farlo praticamente. Come sono questi secondi 600 metri? Non lo
rottura di balle. Sono qua giorno e notte io. Qua è noioso. La rottura di balle di più dell'altra. È un po' monotono dopo un po'. Anche perché panorami, oltre che piante, non ce n'è. Pensa che sono venuto su anche ieri sera io. Che voglia. Finito anche il secondo giro. L'altro stavamo constatando il fatto che la neve sarebbe bella da sciare tutta farina, invece tocca camminarla scoglionata. Abbiamo piene le palle. Quanto siamo? 1200 di dislivello? 1300 mancava, sì. Sì. Praticamente ci abbiamo messo 3 ore e mezza a far 1300 di dislivello, roba che teoricamente fare in 1 ora e mezza. È un peccato non essere potuti andare a sciare oggi, perché con la neve che c'è sarebbe stata una figata esagerata. Con la neve bellissima, proprio bella farinosa, con sotto il fondo duro. Peccato, andiamo le prossime settimane se va meglio. Allora, questo qua, se tutto va bene, è il monte di oggi pomeriggio. Così ci finiamo la nostra giratina pacifica. Vediamo se riusciamo ad arrivare a sti 2000 metri. Ha avuto un piccolo contrattempo e abbiamo perso per strada, quindi ho cambiato obiettivo per l'ultimo giro, per completare questi 700-750 metri che mi mancano dallo zovo di stamattina, che ero stufo di fare. Sono venuto a fare il colmo e mi sono accollato questi 9 kg abbondanti di zaino per vedere se riesco ad evitarmi il rientro. Speriamo, vediamo su in cima cosa succede. Una delle regole più importanti in montagna è che ad un bivio, in caso di dubbio, la strada giusta è sempre quella più in piedi. Sempre. Che vita di merda. Thank you.
accede finalmente alla destinazione finale, che è quel prato su qua pieno di neve. Lì finisce il calvario. Voilà, questo è il prato, finiti i miei 2000 metri di dislivello per oggi e ora c'è il rientro. Tra l'altro c'è tramonto fuori di testa, tanta roba, e niente, la macchina è giù qua in fondo, quindi tocca sbrigarsi, perché se no arrivo a casa col buio. Devo ammettere che sono discretamente deluso, perché speravo di riuscire a evitarmi la discesa, invece nada. Sono rimasto su in cima un bel pezzo, un'oretta e mezza mi sa, sperando che le condizioni migliorassero un po', ma niente. E vabbè, anche questa è la montagna, un po' di rinuncia. Quindi mi sono spallato queste cose qua da 9 kg per niente. Mi consola solo il fatto che sia tutto allenamento. Adesso sono un po' in ritardo con il rientro perché ho sforato i tempi, quindi una corsettina vedo di fare il prima possibile. Noi ci rivediamo alla macchina. E niente, alla fine sono arrivato che c'è già tutto buio, però dai, tutto sommato giornata almeno non è stata buttata. Se volete restare aggiornati su tutti i video che stanno uscendo, vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.